Ad Ascoli per Ascoli Carpi, Antonio Monaco. L'Ascoli per salire in classifica e allontanare la zona pericolosa, il Carpi che sente invece il profumo dei playoff a soli 2 punti. L'Entella infatti mantiene l'ultimo posto utile per gli spareggi in palio, punti importantissimi per entrambe. L'Ascoli con il 4-4-2. Non saranno dell'incontro Mignanelli squalificato, Felicioli e Agustin infortunati, Lanni in porta, Almici, Mogos, Mengoni e Gigliotti nella linea difensiva, Orsolini, Bianchi, Addae, Giorgi in mediana, Favilli e Cacia e le punte. Per quanto riguarda invece il tecnico Castori, il Carpi andrà in campo con lo stesso modulo tattico 4-4-2, fuori dall'incontro Pasciuti, Jelinic, Colombi, Sec e Porte, tutti infortunati, in porta Belek, la difesa Struna, Romagnoli, Gagliolo e Poli, il centrocampo Letizia, Bianco, Lollo e Fedato, l'attacco Lasagna, Mbagoku, Derigi, Valerio Marini, di Roma 1, Corsini. 9 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, 0-0 il punteggio tra l'Ascoli e il Carpi, ma attenzione nel tratto non collegato, clamorosa opportunità per il Carpi, una palla gol incredibile, un'azione che si è sviluppata sulla corsia di sinistra con Poli che ha messo al centro sul secondo palo, è arrivato a 3 metri dalla porta e ha tirato di fatto con forza Letizia, il pallone si è stampato proprio all'incrocio, non è entrato in porta, il pallone è terminato fuori aria e l'azione è proseguita, ancora Poli dai 18 metri e poi si è accartocciato Lanni sulla sua destra e ha bloccato il pallone, ma occasionissima per il Carpi. Ora prova a venire in avanti l'Ascoli, è il decimo, 0-0, studio. Ascoli. Grazie a Massimiliano Graziani, il 15° ad Ascoli, 0-0 tra l'Ascoli e il Carpi. Avevamo detto dell'opportunità clamorosa del Carpi con l'incrocio dei pali colpito da Letizia. Ebbene, anche l'Ascoli ha colpito un palo sugli sviluppi di un angolo, è saltato Mengoni di testa. La palla si è stampata sulla traversa con il portiere Belek battuto. Insomma, una buona partita con continui capovolgimenti di fronte, buone opportunità, ma il punteggio quando siamo al 15° ai secondi 30 è fermo sullo 0-0, la linea Maccorsini. 18:30, sempre 0-0 tra l'Ascoli e il Carpi, e altre due ottime opportunità, una per parte, la prima ancora clamorosa per quanto riguarda il Carpi, se n'è andato Letizia sulla destra, ha messo al centro un pallone, Mbagoku tutto solo davanti al portiere, ha tirato a volo, hanno salvato i difensori sulla linea, dall'altro lato Orsolini, tiro da 18 metri fuori di poco, è il 19°, 0-0, studio. Occasionissima Carpi, qualche istante fa è errato retropassaggio da parte di Almici che ha ciccato il pallone nell'intento di servire il portiere Lanni, si è impossessato del pallone Mbagoku che è arrivato da solo davanti al portiere invece di tirare. Attenzione, scusa Monaco, calcio di rigore. Grazie Emanuele Dotto, stiamo dicendo appunto che Mbagoku è arrivato all'interno dell'area di rigore a tu per tu con il portiere Lanni, non ha tirato, è tornato all'indietro, ha fatto un buon recupero lo stesso Almici che è riuscito a non far scusa calciare. Antonio Monaco, tutto è pronto per il tentativo di trasformazione di questo calcio di rigore. E grazie, ce l'avevamo lasciati sull'errore di Mbagoku che non era riuscito a tirare, grazie al ritorno di Almici, e le squadre dunque sono ancora ferme sullo 0-0, tutto questo al 39°, torniamo allo studio. Gran gol di Cacia, sblocca l'Ascoli esattamente al 40° minuto, a tra qualche istante per il resoconto del gol, Trapani. Grazie alla cerniera. Il pari del Carpi con Gagliolo a tra qualche istante. Ascoli. E allora tutto in pochi minuti al Del Duca, il vantaggio dell'Ascoli con Cacia, ve lo raccontiamo. Mengoni profondo sulla sinistra per Favilli che è entrato all'interno dell'area di rigore, pallone è all'altezza del dischetto, è arrivato Cacia che ha anticipato il portiere Belek che ha messo la sfera in porta e subito dopo però c'è stata la reazione del Carpi con Gagliolo che è sceso sulla corsia di sinistra, ha caricato il tiro all'altezza dei 18 metri, secondo palo, nulla da fare per Lanni, e il 44° cambia dunque il punteggio. Ascoli 1, Carpi 1 e la linea va allo studio. L'Ascoli è il 12° e 1-1 il punteggio tra l'Ascoli ed il Carpi. Qualche istante fa, clamorosa opportunità per la squadra di casa, un pallone al centro dell'area di rigore, attraversato lo specchio della porta. Nessun giocatore dell'Ascoli, 4 contro 3, nessun giocatore diciamo è riuscito a trovare la zampata giusta per spingere il pallone in porta. L'unico che l'ha fatto è stato Cacia alla fine, ma il pallone è terminato però alto sulla traversa della porta e difesa da Belek. Vi diciamo che nel tratto non collegato c'è stata una grandissima occasione per l'Ascoli, un pallone al centro di Orsolini con la sfera che è arrivata all'altezza del dischetto del rigore in corsa, Favilli a botta sicura ha lasciato partire un gran tiro, miracolo da parte di Belek che con i piedi è riuscito a recuperare la posizione e anche il pallone salvando la porta. Siamo al 29° e secondi 20, il punteggio lo ricordiamo ancora una volta, Ascoli 1, Carpi 1, studio. Andiamo ad Ascoli.
Sì, grazie a Massimiliano Graziani, al Del Duca il 40esimo, sempre 1-1 il punteggio, ma che spavento Ascoli, traversa di Lollo a portiere battuto, gran tiro all'interno dell'area di rigore con il pallone che si è stampato sulle montante, nulla da fare per il portiere dell'Ascoli, ci ha pensato la traversa a salvare i bianconeri che però attaccano e hanno avuto anche buone opportunità su tutte una con un'entrata sulla corsia di sinistra, se non andiamo errati da parte di Bianchi, il pallone al centro, c'è stato forse un tocco con la mano, hanno reclamato molto i giocatori dell'Ascoli, l'arbitro Marini Roma non ha segnato il tiro agli 11 metri, ha detto che l'azione era regolare, viene in avanti adesso il Carpi, lo fa con Mbagogu, ma su di lui interviene un difensore, può ripartire l'Ascoli, Orsolini, teniamo la linea qualche istante, siamo sulla linea della tre quarti, break sulla linea della tre quarti da parte dei centrocampisti del Carpi che può ripartire sulla corsia opposta, dunque il 42esimo 1-1, andiamo allo studio. Tano dalla propria... Straordinario gol di Sabbione per quanto riguarda il Carpi e il 42esimo ve lo racconteremo tra qualche istante, Ascoli 1 Carpi 2, a te la linea. Primo dei 5 minuti di recupero assegnati dall'arbitro che è il signor Valerio Marini di Roma 1 con il Carpi in vantaggio per 2-1. Vi dobbiamo innanzitutto raccontare il gol del vantaggio della formazione ospite. Un gol di rara bellezza, Sabbione sulla linea della tre quarti da 28-30 metri circa ha caricato il destro, ha lasciato partire un tiro di rara bellezza e precisione che sta andato a infilare quasi sotto all'incrocio dei pali, nulla da fare per il portiere dell'Ascoli Lanni, questo per il vantaggio della formazione del Carpi. Poi con l'Ascoli proteso in avanti, altra grossa opportunità per il Carpi con il duo Concas e Mbagogu che soli davanti al portiere di patto non sono riusciti a scambiarsi il pallone, hanno permesso al centrale della formazione di Aglietti Mogos di intervenire. Terzo e ultimo cambio anche per quanto riguarda comunque il Carpi, perché è uscito Lasagna e al suo posto è entrato Mbaye. Si gioca il secondo dei 5 minuti assegnati, ricordiamo il punteggio, Ascoli 1 Carpi 2, andiamo allo studio. 2 minuti. Attenzione Carafa, è terminata la partita al Del Duca, beffa Ascoli perché ha vinto il Carpi per 2-1. I gol ve li ricordo, di Cacia il vantaggio dell'Ascoli nel primo tempo al 40esimo, 3 minuti dopo Gagliolo per il pari, il gol finale di Sabbione, un grandissimo gol a 3 minuti dal termine, 1-2 il finale, a te la linea Carafa.